Crotone, 14 settembre 2011. Anche qui, nella città pitagorica, dopo la vallonata, come è stata definita sulla stampa di inizio anno scolastico da parte del sindaco di Crotone, appunto Peppino Vallone, che ha chiuso la scuola per due giorni, i primi due giorni di scuola, quelli che sarebbero dovuti essere i primi due giorni di scuola. Dicevo, anche oggi qui a Crotone inizia l'anno scolastico 2011-2012. Siamo qui all'ingresso dell'istituzione scolastica Quinto Circolo Ernesto Codignola, una scuola che ospita ragazzi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, appunto per questo primo giorno un po' postdatato di due giorni rispetto alle altre scuole della regione Calabria e di tante altre regioni che hanno appunto iniziato lunedì 12 settembre. Altre scuole invece inizieranno in settimana, forse qualcuna anche oggi, e le ultime mi sembra che inizino lunedì prossimo 19 settembre. Un inizio festante come tradizione, soprattutto per i bambini piccoli, ma penso che lo sia anche per i più grandi, questo inizio di anno scolastico con i compagnetti rivisti, le insegnanti, baci, abbracci. Al momento non ho visto nessun bambino piangere. Intanto qui sul marciapiede di via 25 aprile transitano anche molti degli alunni, degli allievi della scuola, dell'istituto Pertini, che si trova di qui a poche decine di metri. Quindi in questa zona manca solo la scuola media, e c'è un percorso completo di studi dalla materna alle superiori. Continuano ad arrivare bambini qui all'Ernesto Codignola per questo primo di lunghi 200 giorni di scuola. Qualcuno su Facebook già scriveva lunedì che ne mancavano solo 199, un po' come il carcerato dopo il primo giorno di carcere, al quale era stato condannato a 30 anni. Insomma, si inizia sperando tutti i migliori auspici. La giornata per fortuna non è caldissima, qualche insegnante forse tenta opera di convincimento per un bambino nuovo. Qualcuno affretta il passo, qualcuno arriva con i bambini piccolissimi. Ed ecco la prima campanella della stagione, c'ho i brividi, chissà perché. In questa prima campanella alla Codignola, all'istituzione scolastica Ernesto Codignola, Quinto Circolo di Crotone, la prima campanella della stagione è arrivata in questo mercoledì 14 settembre 2011, dopo due giorni forzati di vacanza a causa dell'ordinanza del sindaco Peppino Vallone, che dopo aver avuto tutta un'estate insieme alle altre società che gestiscono, insomma, che avevano il compito di sistemare la falla all'acquedotto, consorzio di bonifica e vari, adesso non ricordo, hanno aspettato proprio i giorni in cui doveva iniziare la scuola per appunto mettere mano a questa perdita e appunto per evitare problemi igienici dovuti alla mancanza di acqua, si è poi stati costretti a chiudere la scuola proprio nei giorni in cui essa doveva iniziare per questo nuovo anno scolastico. I giorni sono passati, siamo arrivati a mercoledì 14 settembre,
e finalmente i bambini, i ragazzi anche di Crotone, della città di Crotone, perché nella provincia, negli altri comuni della provincia le scuole sono regolarmente iniziate. Dicevo, anche i ragazzi di Crotone, dall'infanzia alle superiori, possono finalmente mettere piede nelle scuole.